Assessore, in sostanza cosa cambia? Allora, cambia che riapriamo il bando per fare le domande di accesso ai servizi domiciliari del Comune di Teramo, vale a dire sociali ovviamente, vale a dire l'assistenza domiciliare per gli anziani, l'assistenza domiciliare per la disabilità, Teramo città insuperabile e l'assistenza domiciliare integrata. E il servizio fino ad oggi era statico, nel senso che l'utenza era già quella da tanti anni, invece così periodicamente, una volta l'anno, riapriremo il bando, quindi tutti avranno la possibilità di fare la domanda e di poi partecipare alla graduatoria che verrà stilata dalle assistenti sociali in base a dei criteri di valutazione trasparenti che si sono dati e che pure saranno accessibili, e in base a questa graduatoria poi si accederà al servizio richiesto. Quindi è un'opportunità che per chi in questi anni era rimasto fuori dal servizio, avevamo delle liste d'attesa di persone che insomma da tanti anni aspiravano al servizio. Cambierà anche, abbiamo inserito quello che è previsto dal piano sociale regionale e dal nostro regolamento ai servizi sociali del 2004, cioè la compartecipazione per alcune categorie, cioè lasciamo una fascia di esenzione da 0 a 5.000 euro di reddito ISEE. E quindi saranno esenti da 5.001 di reddito ISEE fino a 6.008, si comparteciperà di 1 euro l'ora al servizio, e da 6.801 fino a 14.000 euro di reddito ISEE si comparteciperà in base progressivamente al proprio reddito. Quindi non abbiamo fatto gli scaglioni, le fasce che ci sembravano ingiusto, ma abbiamo messo questa formula matematica che calcoleremo noi, quindi gli utenti se vogliono non si devono preoccupare assolutamente, e in modo che chi comparteciperà di 1,20 euro, chi di 1,30 euro, chi di 1,40 euro, in base al proprio reddito, fino ad un massimo però di 5 euro l'ora. Quindi abbiamo scelto un prezzo molto molto al di sotto ovviamente del mercato, per cui molto al di sotto della concorrenzialità, e questo ci serviva per ristabilire un'equità sociale. In più la novità è che prima sopra i 14.000 euro di reddito ISEE non si poteva accedere ai servizi sociali del comune, oggi invece mettiamo la possibilità di poter accedere pagandoselo tutto a carico dell'utente, perché in questi anni alcuni utenti che avevano un reddito superiore ci avevano chiesto questa possibilità, volevano anche pagare ma avere il servizio del comune perché si sentivano più tutelati con le nostre cooperative che gestiscono i servizi.